dei difensori del CSKA e il gol di Fanese. Restiamo in Germania, passiamo al Borussia, già citato e appena citato di nuovo, e ecco il gol di Uwe Rahn, che porta in vantaggio al 21esimo minuto la formazione tedesca sul Wigeu di Łódź, la formazione che è stata di Boniek, che è stata anche avversaria della Juventus in Coppa in annate precedenti, in due circostanze. Al 31esimo del primo tempo ancora un gol del Borussia che, trovando la difesa avversaria scoperta, lancia Krins che scivolando riesce a trovare proprio l'angolo nel quale il portiere non può arrivare, preso in controtempo, presumibilmente anche dallo scivolone del giocatore avversario. Il tempo si chiude sul 2-0 per i tedeschi, che però al 12esimo della ripresa subiscono da Rage il gol che accorcia le distanze e riapre in qualche modo la partita e la storia della qualificazione. Forse incerto il portiere, comunque abbastanza bello il tiro, e poi vedete che rischia praticamente la pelle l'autore del gol, travolto dai suoi compagni, trascinato letteralmente a terra, ma vedremo scene analoghe anche in altre partite. 4 minuti e la distanza si ristabiliscono, il risultato diventa 3-1, segna Herbst per la formazione tedesca su questo calcio di punizione. Ecco il lungo traversone, il tiro, la prima respinta, e poi vedete da dove Herbst va a colpire il pallone. Proprio dietro al palo sporge la testa all'interno del campo e mette il pallone in rete. Però al 22esimo, quindi nell'arco di 10 minuti, ci sono 3 gol. Un altro gol molto importante, quello di Kieslinski, che segna il gol del 3-2 e quindi riapre tutte le speranze della formazione, un bel tiro anche questo da lontano, della formazione polacca di poter superare il turno. Giustificata l'euforia della panchina, giustificata anche l'euforia a